siamo al Merano Wine Festival 2021, ma in realtà in questo momento è come se ci trovassimo in Toscana. E qui vicino a me ho Carlo, niente proprio di meno che l'agronomo di Petrolo, una grandissima azienda che fa, tra gli altri vini, un Merlot fantastico. A me piacciono moltissimo i Merlot, da nord a sud, e questo è strepitoso. Carlo, lo assaggiamo insieme a chi ci ascolta. Allora, questo è un Merlot del 2019, è stato imbottigliato verso luglio. Quest'anno è il 25esimo anniversario del nostro Merlot, perché naturalmente il Merlot ha avuto, diciamo, un'evoluzione dal 94 ad oggi, è molto interessante, e dobbiamo dire che dopo tanti anni siamo riusciti ad avere un Merlot molto molto interessante per i nostri, diciamo, grandi appassionati. Beh, già il naso ha un'eleganza invidiabile, direi. Naturalmente è un vino molto giovane, dobbiamo dire che sicuramente avrà un'evoluzione nei prossimi anni, e io consiglio sempre di assaggiare i vini più vecchi di Petrolo, perché sono vini che, qualcuno mi chiede, ma quanti anni potrà durare il Merlot? Non si sa, perché dal 94 oggi è sempre molto buono e molto interessante, per cui sicuramente sono molto longevi e dureranno tanti anni. È che sai, è sempre un po' difficile acquistare una bottiglia e dimenticarsela, specialmente se si sa di che bottiglia è, se si sa la qualità del prodotto, certo. Si cerca sempre la scusa di aprirla, e quindi dimenticarsela là, che so, 10 anni, è una bella sfida. Considera poi alla fine il Merlot un vitigno molto particolare, per cui tante volte le annate più difficili sono quelle migliori per noi, perché un'azienda piccola lavora molto bene e cerca nella qualità e nella selezione di fare il meglio del meglio. Infatti le annate più brutte magari in Toscana sono state molto interessanti. Naturalmente ora nel 19 non lo possiamo dire questo, perché per me è un'annata strepitosa e sarà sicuramente rinnovata nei prossimi anni. È fantastico, ma raccontami come viene prodotto questo vino. Allora, niente, è tutta un'azienda della provincia d'Arezzo, quindi è una provincia povera della Toscana, si può dire, dal punto di vista enologico, però è un territorio bellissimo, perché siamo alla DOC Valdano di Sopra, già il Granduca di Toscana l'aveva nominata nelle 4 DOC, e quindi è sicuramente molto interessante. Qui abbiamo un bancone d'argilla che supporta molto lo sviluppo del nostro Merlot, veramente non soffre di siccità, e quindi questo Merlot riesce a maturare molto bene. Dobbiamo dire che la vendemmia naturalmente viene fatta in cassette, viene portata in cantina, vinificata in vasca di cemento, e dopodiché sta nel legno un tonneau da 5 ettolitri e barrique per circa 18 mesi. Dopodiché viene assemblata, viene scelto i migliori tagli, perché noi viviamo sempre vigna per vigna, staccati fra di loro, e piano piano riusciamo ad assemblare questi vini, e dopo 18 mesi arriviamo a fare un taglio per fare questo tipo di vino. Naturalmente il lavoro è molto complesso, assaggiare durante l'inverno, durante l'estate, e poi alla fine decidere qual è il taglio finale, e questo è fondamentale, perché sia la natura ma anche la stessa cantina va vissuta giorno per giorno, e naturalmente alla fine i risultati si vedono, con tanti, certo, sacrifici, ma si vedono. E si sentono. Certo, noi siamo molto contenti di questa annata, ma anche delle annate precedenti, quindi l'azienda sta andando bene, sta sviluppando molto, e naturalmente anche il territorio sta sviluppando molto. Ecco, a proposito di territorio, un abbinamento con un piatto del territorio, questo vino. Qui io direi un bello stufato alla San Giovannese. San Giovanni Valdarno fa uno stufato molto particolare, con delle spezie particolari, e quindi ce lo metterei molto volentieri, o se no un bel arrosto. Un bel arrosto toscano con cacciagione, o quello che è cinghiale, naturalmente la sua morte. Quindi ci sono tante pietanze toscane, ma anche di altre zone, che ci stanno benissimo. Perché questo è un vino naturalmente che è veramente molto molto bello, però ci vuole piatti importanti per poterlo supportare, ecco. Bene, quindi possiamo dire che se avete voglia di investire e accettare questa sfida di lasciarlo là qualche anno, sì, provatelo, perché merita. Salute.